Sono a Procida, Marina Grande, dove arrivano i traghetti, un'isola veramente molto molto bella. Siamo qui per dare inizio a una nuova serie di video, Mediterraneo, una serie che vi porterà a conoscere le più belle isole di questo grande mare. Ve le presenteremo, ve le faremo vedere sotto due punti di vista, il punto di vista paesaggistico e il punto di vista nautico, per cui vi parleremo di venti, vi parleremo di fondali, e se ci sono delle regole dei parchi naturali che tante volte circondano le isole. La prima di queste isole è Procida. Abbiamo scelto Procida perché un mio amico, Domenico Longobardo, il proprietario di Sail Italia, che è anche Moorings e Sunsail, una società americana, una società inglese, sono le più conosciute al mondo nel settore del charter, e per questo Sail Italia è la più importante società di charter nel meridione e una delle più importanti in Italia, mi ha chiamato e mi ha detto: Maurizio, ma perché non fai vedere le bellezze di Procida? Dal momento che qui tutti vengono, salgono sulle mie barche e se ne vanno, senza fermarsi sull'isola. E questo è vero. Se voi volete visitare le Fregley o volete andare nella costiera amalfitana o a Sorrento, dovete venire qui a Procida, perché qui le barche da charter sono. Però le persone cosa fanno? Arrivano qua, fanno la spesa, la mettono in barca e via. Partono per Ischia o per Capri senza fermarsi neanche un giorno. E questo sinceramente è sbagliato, perché Procida può offrire tantissimo e noi ve lo dimostreremo. Ve lo dimostrerò con l'aiuto di Domenico Longobardo, che ci farà da cicerone e ci porterà in giro per questi 4 km quadrati di isola a vedere le varie bellezze. Prima di andare a conoscere Domenico Longobardo, lasciate che vi inviti a iscrivervi, a abbonarvi a SVN Solo VelaNet. L'abbonamento è gratuito e potete raggiungere la pagina dove farlo attraverso il link che si trova nella descrizione del video. Fatelo, perché in questa maniera potrete ricevere la nostra rivista digitale, leggere le nostre notizie e sapere quali video noi stiamo facendo. In pratica potete entrare nel nostro mondo. E ora andiamo a conoscere Domenico Longobardo. Ciao Domenico. Ciao Maurizio, benvenuto. Grazie mille. Hai visto, tu mi hai chiamato e io sono arrivato. Grazie, grazie. Ma tu adesso però devi essere di parola, hai detto che mi fai vedere delle cose bellissime qui. Certo, andiamo e ti faccio vedere la nostra meravigliosa Procida. Andiamolo, mettiamo in moto, cominciamo. Qui siamo a Coricella, al Borgo dei Pescatori. Sì, siamo a Cala Sant'Antonio. E qui siamo perfettamente difesi dal nord-ovest. Sì, non solo, da tutti i venti da nord, nord-ovest, ovest. La baia più riparata, almeno nel periodo primavera-estate, che i venti predominanti sono il maestrale, che si alza verso l'una e soffia fino al tramonto. Precisissimo, allora mi lascia per cena praticamente. Sì, sì. Bellissimo. Senti, e invece in quanto ad ancoraggio a fondale? A fondale si può dare fondo dai 4 ai 15 metri su un fondale sabbioso, buon tenitore. Oh, qui in questa zona qui, perciò a questa distanza dalla massicciata, stiamo appunto intorno ai 4 metri. Ed essendo sabbia, qui ancorare chiaramente è facilissimo. Date ancora, andate un pochino in retromarcia per vedere che abbia preso e dormite la notte tranquilli. Ma io so che Procida fa parte del Regno di Nettuno, il parco per la difesa delle Posidonie. Sì, Procida e Ischia fanno parte del Regno di Nettuno ed è ben documentarsi di volta in volta presso la Capitaneria o il sito ufficiale del Regno, perché alcune restrizioni, il regolamento cambia di anno in anno. E ci sono delle zone dove proprio non è possibile neanche fare il bagno, delle zone invece dove è possibile navigare ma non è possibile ancorare e delle zone dove è possibile ancorare. Particolarità che in alcune zone è possibile ancorare ma bisogna pagare un abbonamento. Se si è un armatore privato che ha la propria barca, beh, chiaramente bisogna informarsi per andare a pagare questo abbonamento. Se invece si arriva qui sull'isola e si noleggia una barca, beh, non c'è problema, perché tutte le società di noleggio hanno già i loro abbonamenti. Bisogna soltanto chiedere dove si può andare e dove non si può andare.
Ma la baia di Sant'Antonio solitamente è una baia libera? Solitamente sì, fino adesso non ci sono mai state restrizioni. Perfetto. Senti, detto questo, io andrei a prendere il tender e scenderei a terra per visitare questo posto meraviglioso. Certamente, facciamo un viaggio nel passato, un posto dove ancora non ci sono le macchine, ci si arriva solo a piedi per le scale o da mare. Dicevo, io ogni volta che arrivo qui, per me è sempre un piacere particolare, perché questo è il vero borgo del pescatore proprio, non ce ne sono più in giro, ma è anche l'ambientazione del romanzo L'isola di Arturo dell'Elsa Morante. Non solo, ma qui sono passati tanti attori e registi famosi, da Nanni Loi con Detenuti in attesa di giudizio, è stato Giancarlo Giannini con Sofia Loren e Rol Boa per Francesca e Annunziata, e non ultimo il Postino con Troise. Che so che ha cambiato le sorti dell'isola praticamente. Sì, era il 1995, proprio poco prima di morire. Questa è una scenografia naturale, insomma. Sì, è stata scenografia di tanti film. Senti, adesso andiamo un pochino in giro e mi mostrerai un po' di cose, ma prima di iniziare il nostro tour qui a Coricella, mi dici dove andiamo a mangiare questa sera? Ma andiamo da Vincenzo, il bar La Graziella, che è stato il primo bar del ristorante. È questo praticamente? Sì. Andiamo a vedere allora. Sì, vieni che te lo presento. Questo è qui dal 1964, ricordo quando c'era solo e unico punto di ristoro. Uno di quei posti dove si veniva a giocare a carte. Dove i pescatori giocavano a carte. Buongiorno. Buongiorno. Ma ha detto Domenico che cucina benissimo lei. Beh, cerchiamo di fare il nostro meglio. E qual è, se io questa sera vengo a cena che mi porta lui, cosa mi dà da mangiare? Il nostro piatto più prelibato, molto richiesto. Sono alici e limone, che alici fresche certamente, certo. Con limone, è un piatto molto molto per cui semplicissimo e semplice e saporito. E dopo quello cosa mangio? Una bella frittura di paranza, cioè pesce locale, perché questo è locale, più locale di questo è un borgo di pescatori, sicuramente da lì a qui arriva. Arriva. E poi mi hanno detto che a pranzo voi offrite una cosa particolare a fine pranzo. Beh, sarebbe o la granita dal 100% limone, oppure quella più particolare è la grattata di limone. La grattachecca? La grattachecca. E okay. Queste sono le nostre cose più genuine. Benissimo, ottimo. Allora ci vediamo questa sera per cena. Siamo qui per servirvi. Grazie mille. A dopo allora. A dopo. Andiamo, eh? Simpatico questo signore. E speriamo che si mangi bene come tu mi hai detto, perché la responsabilità è tua, ricordatelo, eh? Quella è terra murata. Sì, l'antico borgo medievale, la parte più alta dell'isola dove c'è stato il primo insediamento, perché come in tutti i borghi medievali erano arroccati per difendersi dagli attacchi dei pirati, dalle scorrerie. E qui in particolare c'erano i saraceni. Qui c'erano i saraceni che facevano razzia di tutto, da donne e bambini. In quell'epoca la gente era arroccata lì su terra murata, perché poi fu costruito anche un muro che recintava tutto il borgo. Perciò diventava una fortezza alla fine, era una vera e propria fortezza. Senti, e poi invece un pochino più sopra, che domina terra murata, c'è un palazzo. C'è il palazzo d'Avalos, costruito nella seconda metà del Cinquecento dalla famiglia d'Aragona, che per decenni sono stati i governatori dell'isola a quel tempo. Poi successivamente il palazzo d'Avalos fu trasformato in una prigione che è stata attiva fino al 1988. E poi abbandonato. Adesso il palazzo è completamente abbandonato. È stato abbandonato per qualche decennio, ma da qualche anno è stato rivalutato molto, tant'è vero è possibile prenotare delle visite guidate attraverso delle associazioni locali, ed è una cosa che consiglio di fare. Sì, molto. Ma lasciando il palazzo d'Avalos e salendo ancora, arrivando proprio in cima a 91 metri d'altezza, io trovo una chiesa, un'abbazia, che so che c'è anche una leggenda su quell'abbazia. Sì, l'abbazia di San Michele, il nostro protettore, è il santo padrono dell'isola, in quanto scacciò i saraceni con la sua comparsa sul mare, una spada imponente mise in fuga tutti i saraceni e da allora non sono mai più ritornati. Ma l'abbazia di San Michele ha molti dipinti, affreschi dell'epoca, nonché una biblioteca con circa 8.000 volumi, manoscritti. Beh, è una cosa importante.
non a caso siamo stati scelti come capitale della cultura. Del 2022, beh, hai ragione, una giustificazione ci doveva essere. Senti, un'ultima cosa, io ho letto il Casale Vascello. Che cos'era? Casale Vascello è un altro borgo recintato con un'architettura bellissima. Comunque vieni che te lo faccio visitare. Andiamolo a vedere. Questo posto è veramente magico e poi qui ci troviamo al centro dell'arcipelago delle Fregree, possiamo andare ovunque. Certo, c'è lì Ischia che ha solo un paio di miglia, abbiamo verso sud Capri a 17 miglia. Sta laggiù, no? Eccola là. Sta laggiù. A meno di 20 abbiamo la penisola sorrentina, la costiera amalfitana. Se poi ci vogliamo allungare ancora di più andiamo sul Cilento, che è bellissimo. È bellissimo e poco conosciuto. Costiera Amalfitana e Cilento raramente rientrano nelle rotte di chi viene qui a noleggiare una barca o di chi naviga da nord verso sud. Io stesso ho navigato per tantissimi anni da nord verso sud per andare alle Eolie e non mi è mai venuto di entrare e fare la costiera del Cilento. L'ho fatta 4-5 anni fa e ho scoperto un posto veramente molto bello che veramente vale la pena. Senti Domenico, ci dai due itinerari, uno da una settimana e uno da due settimane, cosa possiamo fare qui? Dove... C'è l'imbarazzo della scelta, comunque il primo è Procida, Ischia, Capri, Penisola Sorrentina, Costiera Amalfitana, una settimana è sufficiente. Altrimenti l'alternativa è Procida, Ischia, Ventotene, Ponza, Palmarola, Zannone. Perciò salire poi alle pontine e poi riscende. Sì, sì. Che è un altro bellissimo, bellissimo un giro. Un altro bellissimo giro, certo. Se l'Italia è la base più importante che noi abbiamo in tutta questa grande area, certo, di posti da andare a visitare. E quante barche hai qua? A Procida abbiamo 30 barche, una diecina di catamarani e una ventina di monoscafi. Su un totale di 70 barche. Di 70 barche. Che hai su altre basi, chiaramente. Certo. Per cui riesce a far fronte a un bel po' di richieste, che sono principalmente richieste straniere, però. Beh, l'80% della nostra clientela è straniera. E questo non è un bene, vuol dire che dall'estero vengono a vedere i nostri posti, ma noi ci andiamo poco. E adesso cosa ci porti a vedere? Adesso andiamo a Ciaiolella, che è ancora più vicina a Ischia, ci fermiamo sotto l'isola di Vivara, in Rada, un isolotto stupendo, completamente verde, collegato a Procida da un ponte. Andiamo a visitare questo posto, torniamo giù in barca. Che cos'è quella, Domenico? Questa è Punta Solchiaro, quella è la tavola del re. La tavola del re? Sì, qui ci venivano i Borboni, questa era una riserva di caccia borbonica nel periodo dei Borboni. E che venivano a fare? E qui ci venivano a fare barbecue, picnic. Ah sì, facevano un barbecue. Quello è un muro praticamente. Sì, sì, è un recinto dove... Che serviva a difenderli dal vento. Sì, sì, lì. Venivano a cacciare, infatti lì c'è una cacciera borbonica. Si risale così indietro nel tempo. E questa baia qui invece? Adesso ci avviciniamo a Chiaiolilla, siamo a meno di 500 metri dal porticciolo di Chiaiolilla. E quella laggiù è Ischia? Quella è Ischia di fronte, imponente. Mazza, sembra quasi attaccata praticamente. Sì, qui è il posto più vicino all'isola di Ischia. Quella che cos'è? E quella è Marina di Chiaiolella, c'è il porticciolo turistico, il secondo porticciolo turistico. Ah, Chiaiolella, sì, ci sono stato, c'è una pasticceria buonissima là dentro. Rokita Bar. Rokita Bar, sì, hai ragione, è veramente una... E lì ci sono tre moli, tutte barcate di porto sono. Sono tutte barcate, ci sono tre concessionari. Ti è sicuro come porto? Beh, d'estate certamente sì, ma anche d'inverno sì, è ben protetto. E questa invece è la baia dove stiamo andando? E qui siamo a Vivara, sì. Da Coricella ci abbiamo messo pochissimo, una decina di minuti per arrivare qua.
Sì, è piccolina l'isola e qui siamo a Vivara, l'isolotto naturale collegato a Procida con quel ponte. Ed è completamente deserta, no? È completamente deserto. Dietro ci sta Ischia, che sta a meno di 2 miglia, sì. Ah, per cui è proprio una questione di minuti per raggiungerla. Senti, e questa come baia è molto protetta? Sì, d'estate con i venti predominanti nella primavera estate, sì. Abbiamo sempre il maestrale praticamente. Abbiamo sempre il maestrale e qui siamo completamente ridossati. E non entra mare, anche se lì è aperto, qui il mare non entra. No, con il maestrale, con i venti da ovest, nord-ovest, siamo protetti, perfetto. Senti, invece, fondale, metri e tipologia. Il fondale qui si può dare ancora tra 4 e 10 metri su fondali di sabbia e o posidonia, quindi possibilmente col mare calmo si vede le aree bianche dove c'è la sabbia e così si evita di dare fondo sulla posidonia. Questa è una cosa fondamentale, uno per salvaguardare la posidonia, ma due per salvaguardare anche la barca, perché l'ancora sulla posidonia non ha nessuna tenuta, per cui se voi la mettete sulla posidonia, anche se vi dà l'impressione che sta tenendo, sappiate che dopo un po' la barca se ne andrà indietro. Per poter dare ancora in un fondo, in una zona come questa, dovete mettere una persona a prua, con un minimo di pazienza andarvi a cercare la zona di sabbia, una zona di sabbia di una grandezza abbastanza ampia, e far scendere l'ancora su quella zona. Perciò barca ferma, l'ancora scende, arriva a terra, scende un po' di catena, a quel punto si comincia ad andare indietro mentre si fila a catena. Questo è il sistema. Quando si parte è procedimento contrario. Non si innesca il verricello e si tira la catena portando la barca in avanti, perché si avrebbe l'effetto aratro, cioè l'ancora verrebbe indietro strappando tutta la posidonia. Noi siamo in un parco che è nato per proteggere la posidonia, per cui voi pensate il tipo di danno che fate. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna tirare su la catena mentre la barca piano piano va avanti, in modo che la catena sia sempre a piombo. Una volta che siamo arrivati sulla verticale dell'ancora, la tiriamo su e non abbiamo fatto nessun tipo di danno. A questo punto io direi che il sole sta scendendo, quindi noi ritorniamo a Cuoricella e andiamo a mangiare da Vincenzo come avevamo stabilito. Benissimo, dai. Andiamo. Domenico, è stata una giornata bellissima, veramente bella, mi ha interessato tutto quello che mi hai fatto vedere, mi è piaciuto tutto quello che mi hai raccontato, però adesso mi devi parlare di Cuoricella. Beh, Cuoricella, il borgo di pescatori, è stato il primo insediamento a fine del XVI secolo, dopo Terra Murata, finite le scorribande dei Saraceni. Quando è arrivata un po' di pace. È arrivata un po' di pace, la popolazione è scesa un po' più giù, infatti siamo proprio subito sotto Terra Murata. E qui è nato il borgo. E qui è nato questo borgo bellissimo, questa architettura spontanea, è unica. Unico questo borgo. Però. Ma senti, qui ogni casa ha un colore diverso. C'è un motivo? Sì, è volutamente così, perché i marinai, i pescatori coloravano ognuno la propria casa differentemente dalle altre per poterla riconoscere dal mare. Ah, bellissima questa cosa. Per cui venivano da lontano, quando arrivavano vicino alla costa riuscivano a vedere qual era la casa loro secondo il colore che gli avevano dato. Cosa fantastica, veramente. Sì, bellissimo. Io ti ringrazio. Grazie tanto, a te. Tanto, veramente tanto, per le barche, per gli uomini, per tutto quello che hai fatto per noi. Spero di averti ospite qualche altra volta. Spero che vorrai darci altra pazienza, alza della tua pazienza, praticamente. Saluto anche voi. Vi ringrazio di averci seguito in questa prima puntata di Mediterraneo. Se vi è piaciuta, dateci il vostro like sotto il video. E vi do appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet. E adesso, Vincenzo, i tuoi spaghetti.